Eccellenza, ci hanno insegnato a vedere Maria come modello per ogni cristiano. Maria può essere modello anche per tutta la Chiesa? Ecco, possiamo dire che la Madonna è esemplare anzitutto nelle linee fondamentali della Chiesa, perché la Chiesa santifica in quanto accoglie il Signore. La Chiesa aiuta l'uomo in quanto dona il Signore. Ora, nella vita della Madonna è avvenuto questo grande fatto. L'incarnazione non fu frutto del suo merito, ma fu iniziativa liberissima di Dio nei suoi riguardi. E così allora anche nella Chiesa, Gesù Cristo, la sua parola, i sacramenti sono un dono alla Chiesa. E proprio perché riceve questo dono, lei lo può comunicare. Allora la Madonna, in forma sintetica, rappresenta i due grandi tempi della Chiesa, l'accoglienza e il dono, l'avere e il condividere. In questo senso è esemplare. Che è la stessa missione della Chiesa. Certo, ma perché questo è il momento centrale che continuamente si ripropone in ogni gesto di salvezza. Il gesto di salvezza non è mai gesto di Dio che non comporti la risposta dell'uomo, non è mai risposta dell'uomo che non sia preceduta dall'iniziativa di Dio. Ut unum sint. Due millenni di incomprensione hanno diviso i cristiani, e formato diverse chiese. Come può Maria unire queste chiese? Ecco, l'unità della Chiesa, l'unità dei credenti, potrebbe essere intesa primariamente tra i cristiani, tra di loro. Senz'altro implica questo, ma primariamente implica il momento originario. Uno è cristiano in quanto aderisce a Gesù Cristo. Di conseguenza non si può aderire a Gesù Cristo svincolandolo da sua madre. La maternità di Maria è uno degli aspetti, dei momenti originari del fatto cristiano. Quindi nella misura in cui noi aderiamo a Maria e a Gesù Cristo, stabiliamo una unità tra tutti i credenti. E questo ci spiega allora come la Madonna non è un elemento secondario o esterno alla comunione della Chiesa, ma un momento originario come è originaria la radice in una pianta. Fa parte della radice, anche se naturalmente la radice è Gesù Cristo, ma lei è la mediatrice di Gesù Cristo in ogni suo momento. Quindi nella storia non è che noi lasciamo dietro le spalle l'incarnazione, la Madonna, la morte di Gesù, ma tutto questo continuamente è presente, da origine alla Chiesa, è misura della Chiesa, è alimento della Chiesa. Non c'è Maria senza Chiesa e non c'è Chiesa senza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'è in tutte le Chiese? Nella misura in cui uno è credente è sempre presente lo Spirito Santo, non si può aderire a Dio senza l'azione interiore dello Spirito Santo. Detto questo, non significa che vi sia sempre la pienezza di adesione nostra a Dio e allo Spirito Santo. Di conseguenza, allora possiamo dire che lo Spirito Santo opera nel cuore dei cristiani, anzi, dobbiamo dire che opera anche fuori della Chiesa, fuori anche dei cristiani, in quanto chiama ogni uomo dall'interno verso Gesù Cristo, lo spinge ogni uomo a credere in Gesù Cristo o in forma implicita o in forma esplicita. Quindi va anche, arriva anche dove l'uomo è inconsapevole? Anche in questo. Quindi l'azione dello Spirito Santo è un'azione che coinvolge l'umanità intera. Ecco. Questo non significa allora che l'umanità intera aderisce all'azione dello Spirito Santo, né significa
che questa adesione sia uguale in tutti. Per esempio, l'adesione di un santo all'azione dello Spirito Santo è molto più intensa che l'adesione che può essere così di un peccatore, di un cristiano mediocre, ecco. E se vogliamo esprimere alla gente con un'immagine che possono capire, il vento sul mare può tirare un forte vento, le barche che sono sul mare possono avere le vele ammainate, possono avere le vele in parte dispiegate, possono avere le vele pienamente dispiegate. A seconda della vela dispiegata o meno, il vento è accolto e quindi spinge la barca. Oh.